Qui invece abbiamo un occhio ipermetrope che ha difficoltà a mettere a fuoco un oggetto vicino, perché il cristallino, anche se è contratto, però mette a fuoco oltre la retina. Quindi sulla retina l'immagine è sfocata, si corregge mettendo una lente convergente davanti all'occhio. Infatti la lente convergente stringe un po' questi raggi, che quindi arrivano al cristallino un po' meno aperti rispetto al caso in cui la lente non c'è. Quindi la lente convergente aiuta il cristallino, che a sua volta è anche lui una lente convergente, a focalizzare i raggi provenienti da un oggetto vicino, a focalizzarli sulla retina. In questo caso la lente convergente funziona da lente di ingrandimento. Infatti questa lente si utilizza per esempio per leggere, quindi per guardare un oggetto vicino, in modo tale che la distanza dell'oggetto dalla lente sia minore della focale della lente. Per esempio, l'oggetto, il libro da leggere, si trova a 20 cm dalla lente, ma la focale è 30 cm. Allora la lente convergente si comporta da lente di ingrandimento e restituisce un'immagine dritta, virtuale e ingrandita, immagine virtuale, così che l'occhio e il cervello hanno l'impressione che l'oggetto, per esempio una parola da leggere, non si trovi in questa posizione, ma si trovi più distante e più ingrandita.